Roma ieri, Roma oggi, ieri, oggi, ieri, oggi, ieri, oggi. Immagini di cronaca e insieme eterne, perché anche la cronaca nell'urbe sacra è eterna. Caput mundi, dea patria, giustizia, stirpe, genio, marmo, marmo, marmo e sudiciume. Ingabbiate nella collina del Campidoglio le lupe imperiali, l'aquila che fu di bronzo. Delibera consigliare numero 4517, 5 kg di carne al giorno in pasto alla romanità. Nei primi 15 anni del dopoguerra gli immigrati nella capitale sono 360.000. I baraccati sono più di 100.000, disseminati in ogni zona della capitale. L'Africa in casa. Oltre 30 milioni di metri di terra fabbricabile sono in possesso di soli 4 proprietari. Secondo una sentenza della magistratura è certo che l'immobiliare ottenne delle agevolazioni ed usufruì di atti di favoritismo da parte di funzionari del Comune di Roma, purtroppo rimasti ignoti. Scatta la legge del massimo sfruttamento. Niente verde, niente igiene urbana, ma cemento e miliardi. Le mani sull'eternità. Papa Innocenzo XI, il pontefice che salvò la cristianità dal pericolo turco, è stato elevato alla gloria degli altari. Per la solenne beatificazione sono convenuti in San Pietro pellegrini di tutto il mondo, mentre nelle tribune della grande basilica hanno preso posto i membri del corpo diplomatico, i patrizi romani, i cavalieri di Malta, le guardie nobili, i vescovi, gli arcivescovi e i cardinali. Dalla folla si leva un applauso devoto quando sulla sedia gestatoria preceduto dall'anticamera giunge Pio XII. Silvana è il nome di questo modello in raso turchese che ha aperto la sfilata offerta da una nota sartoria romana in occasione di un ballo di mezza quaresima. Dopo Gauguin in seta bianca a fiori, ecco un abito da cocktail in seta nera operata. Open Gate è il nome di questo modello dalla classica semplicità realizzato in seta nera. I topi di fogna immondi corrono di notte tra le assi e i cartoni delle baracche. Qualche volta mordono. La carne dei bambini è tenera. In coincidenza con l'inizio dei giochi a Melbourne, anche a Roma è stata accesa la fiamma di Olimpia. La cerimonia si è svolta al belvedere dello stadio olimpico. Il sindaco di Roma, Tupini, ha acceso la fiamma nel grande tripode, mentre 3 squadre di atleti hanno salutato la bandiera dei giochi che è salita lentamente sul pennone. Anche dalla capitale d'Italia è partito un messaggio augurale per tutti gli atleti del mondo convenuti a Melbourne. Fuochi alla borgata Gordiani. Una protesta contro le zecche, il sudiciume, l'umidità delle marce capanne comunali. Le capanne della Gordiani, 25 gabinetti e 5.000 persone ospitarono i romani cacciati dagli sventramenti di Via dell'Impero. Oggi sono in parte distrutte. Un ritardo di 35 anni.
Giustizia per una mondana. Una donna di 29 anni, tale Maria Tamagnini, è stata trovata uccisa in un campo in località Acquasanta, sulla via Appia. Il cadavere della Tamagnini, madre di 4 figli, è stato trovato da 2 operai. Il corpo era riverso sul fianco sinistro e sembrava dormisse. Uno degli operai l'ha scossa con un piede. Su, svegliati, bella. Non vedi che è giorno? L'assassino, secondo i primi accertamenti della polizia, dovrebbe essere trovato nel torbido ambiente dei protettori. Questo è l'assassino. La mondana ha trovato giustizia. Roma celebra con una serie di austere cerimonie il suo 2711 anniversario. I vigili urbani, che il 21 aprile festeggiano il loro annuale, sono stati presentati in piazza del Campidoglio a sindaco Ciocetti dall'assessore Marazza. Ai benemeriti del corpo sono stati consegnati medaglie e diplomi. Nella sala degli Orazzi e Curiazzi, il sindaco, alla presenza delle più alte autorità dello Stato, ha conferito il premio del Comune per i cultori di Roma al professor Axel Bethius, cui si deve la fondazione dell'Istituto Svedese di Studi Cattolici. A San Basilio l'acqua di scolo ingrassa l'erba dei campi, scivola fino a formare delle gore, delle marrane, dove i bambini a volte vanno a giocare e a bagnarsi. Paolo Curatolo, Giuseppe Murgese, Pino Buccinà sono affogati l'11 aprile 1962 in una marrana profonda 7 metri. Abitavano tutti e tre al blocco 17. In segno di solidarietà alle famiglie delle vittime, l'ECA ha concesso sussidi in denaro e pacchi viveri. A Guglielmo Marconi è stata dedicata nella grande piazza centrale dell'Eura, ribattezzata con il suo nome, una grande stele marmorea opera dello scultore Arturo Dazzi. La stele è stata scoperta dalla vedova del grande scienziato alla presenza del capo dello Stato, dei presidenti della Camera e del Senato, del presidente del Consiglio Segni, dei ministri Togni e Spataro e di numerose autorità. La stele è alta 45 metri, è più alta cioè delle colonne che a Roma ricordano i trionfi di Marco Aurelio e le guerre daciche di Traiano. 800 tonnellate di marmo, 92 pannelli e 22 anni di lavoro interrotto soltanto per un periodo della guerra. Dazzi ha scolpito le sue figure direttamente sul marmo e ha voluto rappresentare nel susseguirsi dei suggestivi pannelli il lungo travaglio delle speranze. Per il forte vento una casupola all'acquedotto Felice è stata seppellita dal crollo di un rudere a cui era appoggiata. Hanno perso la vita Maria D'Angelo e i figli Giancarlo, 3 anni, Mario, 7 anni e Giulia, 11 anni. Il tetto della baracca e la massa della vecchia torre si sono abbattuti su di loro, seppellendoli e lasciandoli rattrapiti dove si trovavano, intorno al braciere nel quale è stato rinvenuto qualche carbone ancora acceso. L'assessore ai giardini afferma in consiglio comunale: la difesa della proprietà privata viene prima della difesa del verde. Nei manuali di architettura la massima densità di abitanti consigliata solo se esistono grandi parchi è di 500 abitanti per ettaro. A Roma in molte zone si superano i 1000 abitanti per ettaro. La notte del Rugantino. Patrizi, Playboy e Paparazzi si eccitano con Anita Ekberg e Aike Nana. Gran gala in un cinema romano per la presentazione in anteprima del nuovo film di Fellini, La dolce vita, una pellicola che ha dato il via a molte polemiche. Nella sala affollatissima le maggiori personalità della politica, dell'arte e del giornalismo.
Clima di distensione, in definitiva, quello in cui si è svolta la prima romana, che non faceva certo prevedere le tempestive reazioni suscitate a... Alle 0.30 di martedì è iniziata a San Basilio l'occupazione degli appartamenti vuoti dell'Istituto Case Popolari. Le occupanti sono quasi tutte donne. Armanda Campanelli viveva con il marito e tre figli in uno stambugio con altre 15 persone. Anna Fugenzi abitava in una stanza con le 7 persone della sua famiglia. Amelia Colamonte, lotto 50, scala H, interno 7. Tre famiglie in tre camere. L'operazione di sgombero forzato è iniziata verso le 16.30. Gli agenti hanno iniziato l'assedio togliendo l'acqua e impedendo di portare cibo agli occupanti. Veneto, giorno, notte, bianco, nero, strade, superstrade. L'inumana cintura della periferia si allarga intorno alla città eterna. La malattia sociale dell'urbe mai affrontata si perpetua, è eterna anch'essa. I problemi del sud, del meridione profondo, sempre respinto al rango di colonia d'Italia, battono alle porte della città sacra. Sono dentro di essa. Statue di padri e sporcizia, menzogne e dura realtà. Tonnellate di osceno marmo nascondono avidi interessi di classe, perpetuati come diritti feudali. La retorica della civiltà italica copre l'effettiva inciviltà, il mancato rispetto degli interessi collettivi. Cronache disperse, casuali fatti di vita, morti senza ragione. Topi di fogna, cippi marmorei, marrane, cemento, cartone, zecche, disordine, eternità. Si chiede, quando diverrà operante nei fatti una giustizia storica che si rivolga all'universo dei cittadini, nessuno escluso, e l'ultimo fra essi sia molto più importante dei primi?